Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 16, 22 febbraio 1924. Figlia mia, le pure gioie della creazione, i miei innocenti trastulli con la creatura, li ho goduti, ma ad intervalli, non perenni. E le cose, quando non sono stabili e continue, accrescono maggiormente il dolore e fanno più spasimare di goderle di nuovo. E si farebbe qualunque sacrificio per renderle permanenti. In primo luogo, godetti le pure gioie della creazione quando, dopo aver creato il tutto, creai l'uomo, finché lui peccò. In secondo luogo, godemmo le pure gioie della creazione quando, dopo tanti secoli, venne alla luce del giorno la Vergine Immacolata, essendo stata lei preservata anche dall'ombra della colpa. E possedendo tutta la pienezza della nostra volontà, non essendo stata tra lei e noi nessuna ombra di rottura, tra la volontà sua e la nostra, ci furono restituite le gioie e i nostri trastulli innocenti. Ci portò come in grembo tutte le feste della creazione, e noi le demmo tanto e ci divertimmo tanto nel dare, da arricchirle in ogni istante di nuove grazie. Nuovi contenti,
nuova bellezza da non poterne più contenere. Ma l'imperatrice creatura non durò a lungo sulla terra e passò nel cielo. E non trovammo un'altra creatura nel basso mondo che perpetuasse i nostri trastulli e ci portasse le gioie della creazione. In terzo luogo, godemmo le gioie della creazione quando io, Verbo Eterno, scesi dal cielo e presi la mia umanità. Ah, la mia diletta mamma, col possedere la pienezza della mia volontà, aveva aperto le correnti tra il cielo e la terra, aveva messo tutto in festa. Cielo e terra e la divinità, stando in festa per amore di così santa creatura, mi fece essere concepito nel suo seno virginale, dandole la fecondità divina per farmi compiere la grande opera della redenzione. Se non ci fosse stata questa Vergine eccelsa che prese il primato nella mia volontà, che fece vita perfetta nel mio volere, vivendo in esso come se non ne avesse, come se non avesse la sua, e che col fare ciò mise in corrente le gioie della creazione e le nostre feste, mai il Verbo Eterno sarebbe venuto sulla terra per compiere la redenzione del genere umano. Vedi dunque come la cosa più grande, più importante, più soddisfacente, quella che più attira Dio, è il vivere nel mio volere. E chi vive in esso vince Dio e fa donare a Dio doni così grandi da far stupire cielo e terra, che da secoli e secoli non si erano potuti ottenere. Oh, come la mia umanità, stando in terra e contenendo la stessa vita del volere supremo, che anzi era inseparabile da me, portava in modo tutto completo alla divinità tutte le gioie, la gloria, il contraccambio dell'amore di tutta la creazione, e la divinità fu tanto felicitata che mi diede il primato su tutto, il diritto di giudicare tutte le genti. Oh, qual bene ottennero le creature, sapendo che un loro fratello, che tanto le amava e tanto aveva sofferto per metterle in salvo, doveva essere il loro giudice. La divinità, nel vedere in me racchiuso tutto lo scopo della creazione, come se si spogliasse di tutto, mi concedesse tutti i diritti su tutte le creature. Ma la mia umanità passò in cielo e non restò sulla terra chi perpetuasse il vivere del tutto nel volere divino, e quindi elevandosi su tutti e tutto nella nostra volontà, ci portasse le pure gioie e ci facesse continuare i nostri innocenti trastulli con una creatura terrestre. Sicché le nostre gioie furono interrotti, i nostri giochi spezzati sulla faccia della terra. Vedi, sono passati circa 20 secoli da che le vere, le piene gioie della creazione sono state interrotte, perché non trovammo capacità sufficiente, spogliamento totale di volontà umana in chi poter affidare le proprietà del nostro volere. Ora, per fare ciò, dovevamo scegliere una creatura che più si avvicinasse e si affratellasse con le umane generazioni. Se avessi messo come esempio la mia mamma, si sarebbero sentiti tutti molto distanti da lei. Avrebbero detto: e come non doveva vivere nel volere divino se fu la esente da ogni macchia anche d'origine? Quindi avrebbero scosso le spalle e non si sarebbero dati nessun pensiero. E se mettevo come esempio la mia umanità, si sarebbero ancora più spaventati e avrebbero detto: ma era Dio, è uomo. Ed essendo la volontà divina vita sua propria, non è meraviglia il suo vivere nel volere supremo? Dunque, per fare che nella mia chiesa potesse avere vita questo vivere nella mia volontà, dovevo fare la scala e scendere più in basso, scegliere da mezzo a loro una creatura. Oggi ricorre la festa della memoria liturgica del santo nome di Maria, che è una bellissima memoria, certamente facoltativa nell'ordinamento del calendario liturgico romano riformato, ma è una festa bellissima perché fa riflettere sulla potenza del nome di Maria, come poi cercherò di brevemente esporre durante l'omelia della Santa Messa di oggi. Il nome che è potentissimo, nome il cui solo ricordo è benedizione. Basta avere la mente e il cuore intrisi
semplicemente di questo nome, pronunciandolo, proprio pronunciandolo, anche mentalmente, da far mettere in fuga tutto l'inferno. E quindi era più che giusto dedicare la meditazione odierna, come nei sabati e nelle feste mariane, alla Vergine Santissima, e per tornare a volgere lo sguardo su questo sole, che è una eco, ecco, fedelissima del sole divino che è Gesù. Questo brano è bellissimo. E invito anzitutto a cogliere un termine che ricorre, i trastulli innocenti. Ricorre diverse volte, quindi Dio che ha desiderio di prendersi trastulli innocenti con una creatura terrestre, perché la creatura terrestre, come noi sappiamo, è il vertice della creazione, perché la creatura terrestre contiene in sé tutto il mondo materiale e però è spirituale, quindi è capace di intendere, di volere, di amare, di decidere, di desiderare, e in questo porta l'immagine e la somiglianza di Dio. Quindi se un uomo, se un essere umano vive nella divina volontà, è in grado anzitutto in se stesso, per quello che contiene, essendo un piccolo microcosmo, ma anche per la sua capacità di entrare attraverso il divino volere in tutte le cose create, cioè di dare a Dio il ricambio perfetto e portargli tutte le feste della creazione e tutta la gloria della sua creazione. Questa è una cosa che a Dio piace tantissimo. E ne troviamo una eco fedele nella Sacra Scrittura, mi sembra un libro della Sapienza, quando parla di Dio e dice a un certo punto: e pose la sua delizia nei figli dell'uomo. Sua delizia. Cioè, Dio gode nel vederci felici. Perché lo scopo della creazione è semplicemente questo. Lo scopo della creazione è stato uno sbocco di amore. E mentre le creature non spirituali hanno una limitatissima, diciamo così, no, partecipazione alla gioia e alla felicità di Dio, è appunto la vita, sono le piccole gioie proporzionate, non lo so, ai vari gradi di essere, no? Faccio qualche esempio molto banale, insomma, no? Le piante sicuramente godono della luce del sole per il bene che gli fa, sicuramente godranno quando le radici assumono l'acqua, insomma, io non ci sto dentro, però posso immaginare, no? Un cagnolino che vive in una vita domestica, quando vede il guinzaglio del padrone che lo porta a spasso, comincia a fare le feste, no? Ecco, si mette in festa. Ecco. Adesso non vorrei essere irriverente, no? Ma dice, che significa mettersi in festa? Basta guardare un cagnolino quando si accorge, perché sono svegli, che il padrone lo sta portando fuori di casa, comincia a fare il pazzo, scodinzola, si agita, corre, ti salta addosso, insomma, no? Quindi è felice. È la sua piccola felicità. Ecco, però ci dà una lontanissima, una pallida idea, no? Che significa mettersi in festa. Ecco che significa mettersi in festa. Succede una cosa bellissima, e sta per succedere una cosa bellissima, e io faccio la festa, perché sono contento. Dio questo lo fa quando può vedere una creatura perfettamente felice, piena di felicità, piena di godimenti di tutti i tipi e di tutte le razze, d'accordo? E quando parla della Madonna, dobbiamo farci caso, no? Le demmo tanto, ci divertimmo, adesso vedremo, no? Tanto nel dare, da arricchirle in ogni istante di nuove grazie, nuovi contenti, nuova bellezza da non poterne più contenere. Nuovi contenti. Cioè, in paradiso, questa, cioè, il libro, gli scritti di Luisa si chiamano libro di cielo. Il regno della divina volontà si chiama, si sintetizza il fiat santificante con fiat voluntas tua, attenzione, sicut in cielo et in terra, cioè è una
è un travaso della vita del paradiso sulla terra, ma la vita del paradiso è una vita beata, cioè è una vita perfettamente felice, ma noi non possiamo neanche lontanamente immaginarcela, d'accordo? Ecco, la vita nella divina volontà, come si dice, no? Che ti fa, ci riporta alla condizione delle origini, ci riconsente di vivere quello che hanno vissuto Adamo ed Eva nell'Eden terrestre. Non è che dobbiamo immaginarci che Dio ci rimette nel paradiso terrestre, nel giardino, no? L'Eden terrestre lo vivi nel cuore, lo vivi. Quando conoscerai tutte quante queste cose che il Signore dà a chi vive nella divina volontà. Qui c'è un'altra cosa, no? Chi vive in esso, nel divino volere, fa donare a Dio doni così grandi da far stupire cielo e terra che da secoli e secoli non si erano potuti ottenere. Qui noi sappiamo che la vita della Madonna è una vita abbastanza nascosta, perché lei nella sua umiltà ha ottenuto da Dio che non si parlasse troppo di lei, no? Quindi bisogna andare a spulciare, perché poi il nostro Signore qualche segreto lo ha voluto svelare, no? Quindi ci sono i grandi scritti di alcune grandi sante o mistiche che hanno visto delle scene della vita della Madonna, le hanno riportate, no? Dove si vede, si naviga veramente nel divino, nel cielo, no? Però un po' poco. E invece sappiamo che il nostro Signore a Luisa gli faceva scrivere anche delle cose che lei stava male per questo qui, no? Cioè si vergognava tantissimo andare a raccontare le sue esperienze intime con Gesù, ma Gesù voleva che fossero scritte. E questa, attenzione, noi non dobbiamo pensare ma questo è stato riservato a Luisa, perché questo è sbagliato, perché Gesù proprio al termine di questo discorso che ha fatto, dopo che ha spiegato quando è che mi sono divertito, interessante altro termine, a Dio piace divertirsi, certo che piace divertirsi, tanto, e si diverte nel dare, si diverte nel vedere, nel ricolmare di beni, come la Madonna canta nel Magnificat, gli affamati, cioè quelli che lo cercano, che lo vogliono, e al tempo stesso, ricolmato di questo bene, affamato, ricevere la sua gratitudine, il suo amore di ricambio. Questa è la vita di Dio, questi sono i divertimenti di Dio. Dio vorrebbe divertirsi molto, perché Dio non è un musone, Dio non è uno che gli piace annoiarsi o soffrire in maniera sterile. Noi sappiamo che ci sono le croci sul pianeta Terra, e che oggi è il santo nome di Maria, sabato festeggeremo la Madonna addolorata, no? Ma sappiamo anche, ricordiamo, chi segue il podcast, c'è una meditazione mariana precedente, che la felicità immensa che Dio dà a chi vive in questo regno del divino volere, te la porti anche nella croce, cioè la trovi anche nella croce, non che la croce non ti fa soffrire, la croce fa soffrire tantissimo, ma trovi la felicità anche lì. È una vita ininterrotta. Allora che cosa dice Gesù? Dice, siccome dice, è venuta la Madonna, ha vissuto questa vita. Cioè, dice, Adamo prima della colpa d'origine. Per forza. Poi viene la Madonna e vive questa vita. E te credo, d'accordo? L'Immacolata Concezione, adesso poi dovremo andare uno sguardo. Ancora, no? E poi l'umanità santissima di Gesù Cristo, a maggior ragione ancora. Cioè, la Madonna, la Divina Volontà, l'ha posseduta come dono di grazia fin dall'istante del suo concepimento. Gesù la possiede come dono di natura, d'accordo? Perché la divina volontà si trova nella sua natura divina, d'accordo? Che si è incarnata, quindi certo la sua volontà umana, per il principio della doppia volontà presente in Gesù Cristo, sancito dalla Chiesa ovviamente, tutta quanta la vita ha dovuto compiere atti nella divina, no? Quindi l'umana volontà di Gesù, fermo restando quell'unione con la divina, era un fatto fondato sull'unione ipostatica, però ha dovuto per tutta la vita, come la Madonna, né più né meno, compiere atti divini, sempre annullando il volere proprio umano per conformarlo a quello divino. Questo è il fondamento della redenzione, anche della meritorietà degli atti che ha compiuto Gesù, no? Però dice, vabbè, Adamo innocente, la Madonna innocente e Gesù Cristo, dico, buonanotte, diciamo tutti quanti, no? Dico, ci leviamo tanto di cappello, ammiriamo certamente, ne godiamo di riflesso, ma questa non è roba per noi, potremmo pensare. E invece no, ed è per questo, cioè, lui era una persona tra l'altro molto molto umile, molto schiva e molto sfuggente, no?
Io credo che non ci sia nulla in un santo vero di più ripugnante di una possibile idolatria o iperconsiderazione della persona. Indubbiamente lui sia un'anima eletta. D'accordo, però anche questi grandi misteri li lasciamo sempre nella mente della Santissima Trinità. Perché lui se non un'altra creatura? Questa è una domanda che, se è pertinente, perché non so, possiamo neanche sapere, questo qui saranno anche affari del Padre Eterno, insomma, no? Ma se fosse pertinente, eventualmente ci saranno le risposte nell'altra vita, non certamente in questa. Però non è tanto l'individualità di Luisa, la persona di Luisa, cioè Luisa, se qui abbiamo capito, voleva essere un tramite, una porta, d'accordo? Cioè, io adesso devo trovare un essere umano segnato dalla colpa d'origine che torni a vivere in questo modo. Ma perché? Non perché adesso facciamo, per carità, glielo dobbiamo fare il processo di canonizzazione a Luisa, speriamo che vada presto avanti e che diventi santa, no? Ma non semplicemente per venerare, per compiacersi, guarda questa che brava, faceva i giri tutto il giorno, faceva tutti i giorni l'ora della passione, tutte e 24, non solo questo, d'accordo? E neanche principalmente questo, ma perché uno dice, ah, Luisa l'ha vissuta. Luisa è un essere umano, Luisa è una creatura umana come me, veramente come me. Questo è anche il motivo per cui la Chiesa ha sempre incrementato il culto dei santi, non come dicevano gli eretici, ah no, fai il culto dei santi e togli il primato a Gesù Cristo. Allora, è certamente possibile che qualcuno, uscendo di testa, idolatra un santo, questo è possibile. Cioè che mette un santo al posto di Gesù Cristo, ma il motivo per cui la Chiesa li venera, non li idolatra, è un altro, d'accordo? Oltre che a proporceli come nostri amici, come nostri intercessori, soprattutto ce li propone come nostri esempi. Cioè, Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, si convertì leggendo i libri dei santi. Lui che era come dire, un capitano di ventura, un avventuriero, un militare, insomma, uno che cercava la gloria umana, perché vide che c'era un altro modo di compiere imprese mirabolanti, gloriose, che sono quelle dei santi, e che non è vero, dice, sì, ma quello è santo. No, quello non è santo, quello è un essere umano come te. Quello non c'è nato santo, quello è diventato santo. Ma se c'è diventato lui, questo è il discorso che toccò Sant'Ignazio, se c'è diventato lui, perché ci posso diventare io? Perché non posso diventare come San Francesco? Chi l'ha detto questo qui? Certamente. Forse non rifarò esattamente le stesse identiche cose, perché Dio non me le chiede, ma io santo ci voglio diventare, ci posso diventare. Bisogna leggere anche la recente enciclica di Papa Francesco, sulla santità, no? La Gaudete et Exultate, adesso non vorrei che la memoria la prima mattina mi fa brutti scherzi. Quindi l'esempio, allora qui Luisa è un esempio. Certamente la Madonna è un esempio, adesso volgeremo lo sguardo su di lei, ma la Madonna non è irraggiungibile, certamente nessuno potrà raggiungere a livello lo stesso suo, perché noi non siamo concepiti senza peccato originale, ma a livello di Luisa, perché no? Adesso non vorrei, insomma, essere irriverente, insomma, perché no? E perché, dato che Gesù ne parla, dice, noi vogliamo i nostri innocenti trastulli con una creatura terrestre, e mica solo con Luisa, eh. E che facciamo? Ora abbiamo avuto Adamo, poi passa un sacco di tempo, vengono la Madonna e Gesù Cristo, poi passano altri 2000 anni, viene Luisa, Luisa è morta nel 1947, e mo la divinità che fa? Non si può divertire più? Tutti gli sbocchi d'amore che ha, se li deve continuare a tenere per sé, certamente non era questo, non è questa la sua intenzione. Quindi vuol dire adesso buon lavoro a tutti quelli che ci credono a queste cose, d'accordo? Perché le esperienze. Questo tipo di esperienza bellissima e divina non è riservata né a Luisa né a pochi eletti né a un'elite, assolutamente da zero assoluto. Come la vocazione alla santità è universale, figuriamoci se la vocazione alla vita nella divina volontà non è una cosa strana, è la vocazione alla santità più bella che esiste, d'accordo? Più perfetta che esiste, perché porta dal momento che la quintessenza della santità è stata da sempre, basta leggere l'enciclica del Papa. Fare la divina volontà, se uno ci giunge a un tale grado di fusione che ci vive, ci nuota, ci naviga in essa, che cos'è se non la forma più eccelsa di santità? E se Dio questo lo vede, comincia a
a farti vivere il paradiso sulla terra. Ma non è che, cioè, è normale che sia così, d'accordo? È normalissimo se uno ha capito bene alcune cose. Ora, che ha fatto però la Madonna? Attenzione. Vita perfetta nel mio volere. Queste due frasi bisogna meditarle. Vita vivendo in esso come se non avesse la sua volontà. Queste due frasi dobbiamo rifletterle. Dobbiamo rifletterci. Perché queste sicuramente Luisa le ha vissute. E queste deve viverle chiunque desidera vivere nella divina volontà. Ecco perché vivere nella divina volontà richiede un cammino, richiede un itinerario, vita perfetta nel mio volere. Cosa significa? Allora, Dio vuole soltanto cose buone, qui è chiaro che ci muoviamo nell'ambito del bene, no? Quindi si comincia a vivere nel divino volere, anzitutto astenendosi dal male, ovviamente, no? Ci sono tanti passi descritti in cui il peccato volontario, fosse anche minimo, non è compatibile con la vita nel divino volere, figuriamoci con la vita perfetta nel mio volere. Poi certamente il Signore non si limita a chiederci di non fare il male. Quanto bene facciamo? Anche qui ricordo il recente discorso di Papa Francesco ai giovani. Non basta dire non ho fatto niente di male, ma ti sei chiesto in questa giornata quanto bene ho fatto? Quante ispirazioni, forse quanti suggerimenti ti manda il Signore dentro il cuore? Di fare una gentilezza, di fare un'opera di misericordia, di andare in chiesa a fare un'ora d'adorazione, che non sono, sono una montagna, sono, e che tu non ci fai caso. La vita perfetta nel divin volere non è semplicemente non ammazzo e non rubo, d'accordo? O vado a messa la domenica distratto e scaldo il banco guardando l'orologio che non vedo l'ora che finisce, questa non è la vita del divin volere, d'accordo? Vita perfetta, quindi che ci si affina sempre di più e ci si confronta sempre di più, cioè non c'è vita nel divin volere se io non apro tutti gli ambiti della mia esistenza, a partire dai pensieri, le parole, i desideri, le opere, i comportamenti, lo stile di vita, cioè tutto deve diventare un confronto con ma questa è volontà di Dio? Punto interrogativo. Se no, come faccio a vivere una vita perfetta nel mio volere, come dice Gesù? Perfetta. Se noi ci confrontassimo, comincia a parlare male di qualcuno, comincia a criticare, ma cioè, sii lucido, no? È volontà di Dio che io critichi qualcuno? Ma questa è una domanda retorica questa qui, no? E perché noi cominciamo a criticare, ci abbandoniamo a richiamare? Perché non ci pensiamo. E perché non ci pensiamo? Perché non abbiamo sufficiente vita interiore. E la vita nella mia volontà è tutta interiore, cioè io non vivo fuori, d'accordo, vivo dentro, cioè è un continuo relazionarmi con Gesù, non in maniera profonda ed espressa come quando sto dedicando una preghiera, no, ma sullo sfondo c'è sempre Lui, per cui io imparo piano piano a non muovermi non solo contro di Lui, ma neanche fuori di Lui, ma neanche senza di Lui, ma neanche, come dire, senza avere come meno l'intenzione di fare ciò che gli è gradito in tutto, di pensare a ciò che gli è gradito in tutto, se no che vita nella divina volontà è? Poi vivendo in esso come se non avesse la sua, ecco qui altro, cioè le occasioni per mortificare la nostra volontà umana sono innumerevoli durante la, se uno ci pensa. Un ottimo modo, specialmente per chi vive in comune, ecco, è evitare di dire la propria, di manifestare un proprio desiderio, la propria intenzione, no? Ecco, stare al quando si va nei posti, no? Di programmare che facciamo, che non facciamo, che si mangia, che non si... Faccio gli esempi, insomma, più sciocchi che vengono veramente, no? Perché, cioè, la vita è fatta di cose piccole, la vita quotidiana, la Madonna era grande nelle cose piccole, non soltanto nelle grandi estasi, nelle grandi cose. Questo bisogna studiare bene il libro vivente, per quanto ne possiamo conoscere, di Maria Santissima, no? Quindi vita perfetta nel mio volere e come se non avesse la volontà sua. Come se non ce l'avessi. Capite?
completamente spogliata. Qui parla di spogliamento totale di volontà umana. Dice: sono passati 20 secoli da che le vere e le piene gioie della creazione sono state interrotte perché non trovammo capacità sufficiente. Spogliamento totale di volontà umana in chi poter affidare la proprietà del nostro volere. Quindi, come dire, il tasso di nostra unione con il divino volere è, come dire, direttamente proporzionale allo spogliamento totale di nostra volontà umana, ed è inversamente proporzionale invece all'essere pieni della nostra volontà umana. Sono due cose che non possono andare d'accordo, capite? Spogliamento totale della volontà umana, no? Qui però immaginiamo proprio la scena dello spogliarsi. Quando noi ci spogliamo, ci stanno più vestiti, rimaniamo nudi. Quindi, se noi impediamo alla nostra volontà di fare atti propri, quindi contro quello che pensa Dio, ma mi ci devo confrontare, o anche senza Gesù, che cosa diciamo nell'atto di fusione? Gesù, facciamo tutto insieme, d'accordo? Gesù, facciamo tutto insieme, no? Fondiamoci a vicenda nella volontà. Cioè, questa non è soltanto un'operazione, che è una preghiera che si dice a pappagallo, sperando. Certo, questa produce un effetto, perché se io chiamo Gesù a fare le cose con me, è chiaro che lui risponde a questa cosa. Però non basta che lui le faccia con me, io devo farle con lui, è una cosa reciproca. Lui sicuramente ci viene a farle con me, sono io che devo fare attenzione a farle con lui. Ecco, quindi questi punti sono importantissimi, sono. E la grandezza della Madonna si può riassumere proprio in questo: vita perfetta nel divino volere, vive in esso come se non avesse la sua, totalmente spogliata di volontà umana. La Madonna nuda non l'ha mai vista nessuno, d'accordo? Te lo scordi proprio. I genitori quando uscita dal grembo di Sant'Anna, dopodiché fine dello spettacolo, ok? Ma la Madonna è completamente nuda interiormente, eh? Cioè, la volontà umana non sa neanche che cosa sia. Quindi, ed è la grande nudità, quella che non dà vergogna come la nudità umana, ma quella che dà gloria, quella che apre e spalanca le cateratte del cielo per far piovere grazie su grazie, di cui la Madonna era piena. Dopo Luisa questa scala è scesa, quindi la volontà divina, sappiamo da Gesù, che è tornata a vivere in una creatura umana. Non sappiamo in quanti dopo Luisa riesce nostro Signore a divertirci. È chiaro che il sogno e il desiderio che chiunque accosta questi scritti, non solo che può ed è lecito, ma si spera che debba nascere in lui, è che ci possiamo essere anche noi, ecco, tra quelli che riaprono le feste con Dio e che da un lato fanno felici Dio e dall'altro ricominciano a ricevere le montagne bellissime di grazie che Dio vuole dare, così grandi da far stupire cielo e terra, e che da secoli non si vedono a chi vive nel divino volere. Ecco, carissima Santa Vergine Divina Maria, oggi abbiamo di nuovo volato nella tua vita stupenda, fantastica, meravigliosa, sintetizzabile, ecco, in queste ultime parole che abbiamo meditato. Vita perfetta nel divino volere, vita in esso senza, come se non avessi la tua personale volontà, e spogliamento totale della tua volontà umana. Questo è il nostro... è la nostra roadmap, dicono adesso, quindi la nostra rullino di marcia. Ecco, il tuo esempio, la tua intercessione, la tua compagnia aiutino tutti coloro che desiderano entrare in questo mondo e osare, ecco, potremmo dire così, di tentare di riaprire le cateratte del cielo, le porte del cielo, i trastulli di Dio, e prenditi per mano, tu che conosci benissimo queste cose, e aiutali a decodificare nella propria esistenza personale, ecco, queste cose che si devono vivere molto concretamente, quindi in gesti molto concreti e molto piccoli, come era la tua vita,
perché possiamo davvero vivere come Dio vuole una vita felice anche in questo mondo, anche se crocifissa, ecco, in attesa dei trastulli eterni e dei divertimenti infiniti che Dio prenderà con noi, e noi vivremo, grazie a Dio, nella vita beata. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santa, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.